Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Oggi voglio trattare il soggetto la Sacra Bibbia. Parlerò su questa settimana e, Dio volendo, anche la prossima settimana. La parola Bibbia significa in greco il libro, non un libro, non uno dei libri, ma il libro. Perché la Bibbia? Bene, la Bibbia è la lettera di Dio a te e a me. La Bibbia non è difficile a comprendere. Non dobbiamo conoscere storia, geografia, tante delle altre filosofie e psicologia, anche se tutto questo è incluso nella Bibbia, ma possiamo leggere la Bibbia come dei bambini e trovare il cibo necessario per vivere ogni giorno della nostra vita. Tutti dovrebbero avere una Bibbia. In Romani 10:17 dice queste parole: così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La parola lì nel greco è rema, rema, che è la parola di Dio rivelata, parlata a noi. Per differenziare la parola del greco logos, che è la parola scritta, logos è la parola scritta, greco rema è la parola rivelata. Mentre che leggiamo la parola scritta, il logos, Dio si rivela a noi con rema, parla a noi attraverso la sua parola. E cari, questo è la Bibbia, è l'unico libro che fa questo. Oggi voglio incoraggiare ciascuno di noi e convincere ad alcuni altri ad amare e essere beneficati dalla parola di Dio più che mai. Davide il salmista disse queste magnifiche parole nel Salmo 119, 97, 98. Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. I tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Tutti i versetti del Salmo 119 hanno a che fare con la parola di Dio. Il Salmo 119 è il salmo con versetti più lungo di tutta la Bibbia. Voglio lasciare a noi tre cose oggi. La prima, afferriamo la parola di Dio. Afferriamola. Difendi la parola di Dio in ogni occasione che puoi avere. Combatti per la parola di Dio. Dì agli schernitori: non scherzate con la mia Bibbia. I laici, i mass media se la prendono con la Bibbia, la diffamano, ci ridono sopra, la chiamano menzogna, dicono che ha tanti errori, dicono che non è affidabile, e tanti la paragonano ad altri scritti religiosi come il Corano. La Bibbia, cari, è unica. Non esiste un altro libro come la Bibbia. Non ci si arriva neanche vicini. Per esempio, il Corano è stato scritto da Maometto, che i musulmani considerano l'ultimo profeta di Dio. E lui scrisse il Corano, riportò la sua prima rivelazione nel 610 d.C., una rivelazione che disse proveniva dall'arcangelo Gabriele, e continuò a riferire rivelazioni negli ultimi 20 anni della sua vita. Queste rivelazioni del Corano, cari, sono soggettive
è stato scritto da una persona. Furono stampate e pubblicate dopo la morte di Maometto nel documento che ora lo chiamiamo il Corano. La domanda che ci poniamo è perché Dio avrebbe dato un'altra rivelazione quando nel 610 d.C. l'intera Bibbia era già circolata da circa 300 anni? Perché Dio doveva iniziare un altro libro? Perché un'altra rivelazione? Non ha senso, cari, è un inganno diabolico. La Bibbia è la parola di Dio. La Bibbia è una raccolta di 66 libri scritti da circa 40 persone diverse nell'arco di 1600 anni di storia umana. Questi 40 scrittori provenivano da diversi contesti culturali, da diversi contesti economici, geografici e educativi. E pur non conoscendosi, perché è stato scritto nel periodo di 1600 anni, nessuno si conosceva l'uno all'altro. Pur non conoscendosi, hanno scritto mantenendo un solo tema e senza contraddizioni. Infatti la Bibbia, il tema principale è Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. Se non comprendiamo nient'altro della Bibbia, c'è il filo dalla Genesi all'Apocalisse, il filo principale è Cristo, colui che è il Messia, il nostro Salvatore, che è morto, crocifisso, ma è risuscitato il terzo giorno affinché potessimo avere la vita eterna. Paolo ha detto a Timoteo: ogni scrittura, secondo Timoteo 3, 16 a 17, ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Cari, nota bene, la Bibbia è ispirata da Dio, la Bibbia è utile, la Bibbia ci insegna la verità, la Bibbia ci insegna cosa sono le cose che non vanno bene, la Bibbia ci corregge quando sbagliamo, la Bibbia ci insegna a fare sempre ciò che è giusto. La Bibbia ci porta a piacere a Dio Padre per mezzo di Cristo Gesù e per la virtù e guida dello Spirito Santo. Pertanto, il nostro motto non dovrebbe mai essere: beh, io la penso così, o la mia opinione è, ma dovrebbe essere piuttosto: cosa dice la parola di Dio al riguardo? A riguardo dei miei affari, a riguardo della mia famiglia, a riguardo dei miei figli, a riguardo dell'adorazione, a riguardo del compro e delle vendite, come mi devo comportare. Cari, non è la mia opinione che vale, ma è quello che dice Dio nella sua parola. La nostra fede, che governa tutto ciò che decidiamo e facciamo nella vita, dovrebbe essere coerente con ciò che insegna la Bibbia. Poiché Dio ci ama e si prende cura di noi, Dio non ci ha lasciati soli, ci ha lasciato la sua lettera d'amore, la sacra Bibbia. Mi piacciono le parole di Prima Tessalonicesi 2 a 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando ricevesse da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Paolo ha detto: quando vi abbiamo parlato dell'Evangelo, l'avete accettata non come nostre parole, ma come veramente lo è, la
parola di Dio ed opera, compie dei miracoli in noi, opera efficacemente in noi che crediamo. Quella parola accettata in greco, cioè l'avete accettata, e accettata nel greco ha il significato di come si accoglie un ospite nella propria casa, preparare la casa per l'ospite. I Tessalonicesi avevano preparato il loro cuore per ospitare, per accettare, per prendere, per accogliere la parola di Dio, non la parola di Paolo, ma la parola di Dio. Perciò Paolo dice ai Tessalonicesi: il vostro cuore era pronto a ricevere la parola di Dio. Voi eravate affamati della verità, eravate pronti ad abbracciare tutto ciò che Dio aveva per voi e avete preparato lo spazio per la sua parola nei vostri cuori. Cari, la parola di Dio cambierà la nostra vita per sempre. Non c'è niente di simile. L'altro punto che vorrei condividere sulla Sacra Bibbia è: assimila la parola di Dio, non soltanto leggila, ma assimila. Dobbiamo imparare ad assorbire la santa parola di Dio. Come facciamo questo? Ascoltando la parola di Dio. Gesù disse, Matteo 7:24: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad una persona avveduta che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Perciò questo diventa un forte fondamento della nostra casa spirituale. Perciò assorbiamo la parola di Dio anche leggendo la parola di Dio. Matteo 4:4 Gesù dice: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Cari, abbiamo bisogno di cibo ogni giorno per il nostro corpo, ma non ci dimentichiamo, abbiamo bisogno del cibo spirituale per la nostra anima, per il nostro spirito, e leggendo la parola di Dio diventa cibo spirituale. Il mio suggerimento, indipendentemente dal fatto che tutti abbiamo un'app della Bibbia sul nostro cellulare, dovremmo procurarci anche una Bibbia in carta. Mettere da parte del tempo per leggere la Bibbia, avere un piano di lettura biblica, lasciare che la Bibbia legga noi mentre che la stiamo leggendo. Chiedi mentre leggi la Bibbia: Signore, cosa stai cercando di dirmi oggi? Signore, cosa stai cercando di dirmi oggi? Perciò vogliamo assorbire, assimilare la parola di Dio anche studiando la parola di Dio. Giovanni 5:39 la Bibbia dice: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Qui Gesù sta parlando ai farisei, agli scribi che studiavano le scritture, e Gesù non sta a dire state facendo qualcosa di male. No, Gesù ha detto state facendo la cosa bene. Il problema è che non state a vedere me nelle scritture. Cerca Gesù mentre studi la Bibbia. Un altro consiglio che voglio lasciarvi è: applicate la parola di Dio, non soltanto la leggete, ma bisogna applicarla. Il capitolo 6 di Efesini dice che la parola di Dio diventa la nostra spada con cui combattere il diavolo. Ogni parte dell'armatura di Dio descritta in Efesini 6 è difensiva. L'unica parte dell'armatura che è offensiva
è la spada. E Paolo dice che è la parola di Dio. Leggiamo insieme Efesini 6, versetto 17. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Cari, abbiamo una spada che taglia la parola di Dio. Possiamo andare all'offensiva contro Satana, contro ogni dubbio, attraverso della potente parola di Dio. Salmi 119, il salmista dice, 119, versetti 9 a 11, come potrà il giovane rendere pura la sua via, badando ad essa mediante la tua parola? Ti ho cercato con tutto il mio cuore. Non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Questo versetto l'ho imparato forse quando avevo 10 anni alla scuola domenicale. Non l'ho mai dimenticato. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Cari, la parola di Dio ci aiuta, ci preserva, ci protegge. È qualcosa di meraviglioso. Ho fatto letteratura alle scuole universitarie, ho fatto 3 anni di lingua italiana e ho studiato Petrarca, Dante, poi tutti gli altri poeti, e molte volte mentre che studiavo dicevo: beh, è ok, non è che è male, ci si impara anche con quello. Ma a volte pensavo: queste persone hanno speso tutta la loro vita a dedicarsi a scrivere queste rime, queste poesie. Dante Alighieri ha speso tutta la sua vita sulla letteratura italiana e tanti oggi leggono la Divina Commedia, ma non leggono la Bibbia. Nell'inglese leggono Shakespeare, uno dei più importanti scrittori della lingua inglese, Shakespeare. Dante è uno dei più importanti scrittori della lingua italiana e tanti si danno tutta la vita a studiare questi testi e non mai leggono la Bibbia. Cari, noi abbiamo un tesoro nella Bibbia, abbiamo un libro sacro, l'unico libro, non esiste un libro come la parola di Dio. Se si potesse studiare la Bibbia all'università anche. Tanti anni fa, quando sono andato all'università, ho letto che quando facevi l'inglese come una delle discipline all'università, ti facevano studiare anche la Bibbia. Ma poi ho trovato che non studiavano la Bibbia per credere, ma studiavano la Bibbia per combatterla e andare contro la Bibbia per trovare sbagli nella Bibbia. Che lavoro diabolico Satana fa. Cari, non c'è altro libro che si può paragonare alla Bibbia, parola di Dio. Concludo col Salmo 119, versetto 105. Bellissime parole. Il salmista ha detto: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Cari, dobbiamo lodare Dio, dobbiamo ringraziare Dio che non ci ha lasciati senza una guida. Lui ci ha creati, lui ci ha messo su questa terra, ha un piano specifico per ciascuno di noi. E la Bibbia diventa la nostra cartina geografica che ci guida
nella maratona della vita. Vogliamo abbracciare la vita e vogliamo basarci sulla parola di Dio. Che Dio ci aiuti e ci guidi nel nome di Gesù. Amen. Ebbene, ti ringrazio e proprio voglio dire, se per caso non ce l'hai, amico, amica, dovunque ti trovi, è questo libro bellissimo da consultare ogni giorno. E qui c'è scritto il libro che svela il segreto della vita, da dove veniamo, qual è il senso della vita, c'è qualcosa dopo la morte. Nessun altro libro risponde in modo altrettanto esaustivo agli eterni interrogativi della nostra esistenza. Il libro che cambia il mondo, che varca i confini, che svela il segreto della vita, la Bibbia è anche per te. Eh? Se non ce l'hai, ordinala subito. Se non la puoi pagare, te la regaliamo. Purché tu la legga, perché questa cambia la tua vita. Grazie, pastore. Dio ti benedica e aspettiamo con calore e ansia venerdì prossimo. Se puoi prima, non ci dispiace, così ne fai qualcuna in più, va bene? Sei troppo forte, fratello No, non sono forte perché sono debole, perciò parlo così. Pedro. Apprezzo il tuo incoraggiamento e apprezzo la tua stima e sono sicuro che stiamo pregando per gli uni agli altri. Dio ti benedica, noi preghiamo Grazie. per ognuno che viene a parlare su Parole di Vita, è un soggetto di preghiera continuo. Signore, ispira coloro che collaborano in questa opera. È la nostra preghiera quotidiana per due facciate, per chi parla e per chi ascolta, perché questa è un'opera spirituale e noi Amen. crediamo che se non facciamo così non funzionerà mai, perché sappiamo che non funziona diversamente. Grazie, Dio ti benedica. Forte abbraccio a tutti, pace. Anche noi, pace, pace. Ebbene, abbiamo ricevuto qualcosa di bello. Mi faceva pensare Logos e Rema. Mentre leggiamo Logos, scende Rema. Mentre ci nutriamo vicino alla panella, ci mangiamo le fettine. La pagnotta è grande. Noi tagliamo un pezzettino alla volta e ci nutriamo al momento che stiamo mangiando. Mentre leggiamo Logos, scorre in stilla la parola di Dio, rema, e diventa il cibo del momento, l'ispirazione del momento, la rivelazione del momento, la parola che ci parla, la parola che ci nutre e nutre il nostro cuore. E a Dio sia la gloria, grazie per la sua parola. Quando ne sento parlare, quando ci penso, dico che è grande, perché prima che avessi cominciato a leggere la Bibbia, il Signore ha cambiato il mio cuore. Poi sono andato a vedere nella Bibbia e ho riscontrato quello che Gesù aveva iniziato nella mia vita, la nuova nascita. E perciò la parola di Dio è meravigliosa e a Dio sia la gloria. Credo che abbiamo il fratello Giuseppe, pastore, pace, mi senti? Ebbene, Pace del Signore. ti sentiamo bene e grazie al Signore. Hai una bella mezz'oretta, prenditela tutta e ci dai quello che il Signore ti ha messo nel cuore. Noi ti seguiamo, va bene? Ok. Vai tranquillo. Il Signore ci benedica questa sera per mezzo della sua santa parola. Ho avuto nel cuore di leggere
nel libro del profeta Ageo, il primo capitolo, in cui leggeremo insieme e poi con l'aiuto dello Spirito Santo esprimerò quello che il Signore oggi mi ha messo davanti. Così si esprime la parola del Signore. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore, degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Fin qui la parola del Signore. Meditando questo brano, come di conseguenza l'intero libro del profeta Ageo, che insieme ad Abdia sono i due libri più piccoli dell'Antico Testamento, abbiamo per noi un messaggio particolare, un messaggio che va a scuotere la nostra coscienza. Sì, perché tutto quello che noi leggiamo nella parola di Dio non ci riguarda da lontano, ma ci riguarda molto ed intimamente da vicino. Ho voluto dare un titolo a questa meditazione: La sveglia di Dio. E la sveglia di Dio è qualcosa di straordinario, che quando suona nella nostra vita,
Se noi siamo disposti ad ascoltarla, gloria al nome del Signore, lo Spirito Santo in noi e per mezzo di noi inizierà a fare opere straordinarie. Il popolo di Israele, in parte già ritornato dalla schiavitù, gloria a Dio, dall'esilio, avevano iniziato a ricostruire il tempio, ma appena iniziarono a lavorare sulle fondazioni, appena iniziarono a muovere delle pietre, a muovere del legname, a fare qualcosa di bello, non soltanto per Dio, ma anche per loro stessi, perché poter ricostruire il tempio era ristabilire le priorità spirituali in seno al popolo, perché quel tempio, gloria al nome del Signore, sarebbe stato santificato e la presenza e la gloria di Dio sarebbe venuta ad abitare in quel luogo. Quindi il popolo sarebbe stato benedetto mediante la santa e dolce e meravigliosa presenza del Signore. Ma appena il popolo si mise all'opera, subito iniziarono gli attacchi. Appena il popolo si mise a costruire, iniziarono le pressioni, iniziarono le minacce, gli scoraggiamenti. E tanto furono forti questi attacchi che il lavoro, ahimè, cessò. Gloria al nome di Cristo. E per tanti anni quel lavoro meraviglioso che era il ricostruire la casa di Dio fu sospeso. Anzi, nel cuore di tanti la memoria del tempio stava andando a scomparire. E allora Dio, diversi anni più avanti, gloria a Dio, circa 16 anni più avanti, susciterà due profeti che andranno a scuotere la coscienza del popolo di Israele. E parliamo del profeta Ageo e parliamo del profeta Zaccaria, gloria al nome del Signore. Ora, questa parola perché ci riguarda da vicino? Perché magari anche noi, diversi anni fa o tempo addietro, abbiamo preso un impegno con il Signore. E quando io dico prendere un impegno con il Signore, dico prendere un impegno con la Chiesa, prendere un impegno con il suo popolo, prendere un impegno con i suoi amati. Io non lo so, fratello, sorella, se tu avevi preso un impegno di poter costruire, poter fare qualcosa per la gloria di Dio, ma appena tu hai messo mano all'aratro, ecco che si è scatenato l'inferno nella tua casa. Ecco che si sono manifestate quelle pressioni, si sono manifestati quei venti che ti hanno portato a fermarti. Dice la Bibbia: è bello l'inizio di una cosa, ma ancor più bello è la fine. Gloria al nome del Signore. Sapete, Dio ad ognuno di noi ci tratta in una maniera meravigliosa. Ha a che fare con noi in una maniera personale, intima, e quando noi parliamo con Dio, Dio prende nota. E magari alla leggera abbiamo pronunciato un impegno, magari alla leggera ci siamo pronunciati su un qualcosa che noi in quel momento, magari attraverso l'emozione, sentivamo di fare. Ossia nell'evangelizzazione, ossia nella chiesa, ossia nell'assistenza dei bisognosi, ossia per i malati, e magari quel che noi in quel momento avevamo in cuore di fare poi è rimasto in aria. Ci siamo fermati perché? Perché ci sono state le minacce, perché ci sono state le pressioni, ci sono stati i venti, perché si è scatenato l'inferno, perché quando un figlio e una figlia di Dio si dispongono, gloria al nome del Signore, Dio per mezzo loro manifesta il suo potere, perché siamo tutti portatori della sua parola. E la parola di Dio veramente è straordinaria e ha la potenza di abbattere e demolire ogni roccaforte
satanica. Gloria al nome del Signore. Il popolo di Israele si era scoraggiato e aveva lasciato questo progetto di poter costruire, gloria a Dio, questo tempio che sarebbe stato il centro del loro culto, un luogo dove loro potevano, alleluia, incontrarsi con il Signore, e per mezzo dei sacerdoti avrebbero potuto immolare dei sacrifici e iniziare, gloria al nome di Gesù, a onorare il suo nome. Ma qualcuno non era contento. Noi sappiamo che quando il nemico ci deve attaccare, non è che si presenta a noi in maniera palese, con una figura brutta. Qualcuno disse che non ha il forchettone nella coda, ed è vero, ma quando il diavolo ci deve attaccare e vuole persuaderci a lasciare, ad arrenderci, a fermarci, a bloccarci nel poter lavorare nell'opera di Dio, cosa fa? Si usa delle persone, perché tante volte dietro le persone che noi abbiamo vicino si celano degli spiriti maligni, ma possono essere le persone magari più care, possono essere le persone più vicino, o magari possono essere a volte i nostri compagni di viaggio. Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che abbiamo bisogno di avere un santo discernimento e di camminare uniti a Cristo nella dipendenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ogni giorno darà luce, e lo Spirito Santo ogni giorno ci darà la parola del Signore, che in noi ci libera da ogni intoppo, perché tante volte ci intoppiamo, e l'intoppo principale nasce nella mente, perché abbiamo parlato di un combattimento, abbiamo parlato di un contrasto, abbiamo parlato di alcune avversità, ma sappiamo che il campo di battaglia è la nostra mente. È nella nostra mente tante volte che arrivano delle frecce, è nella nostra mente che tante volte entrano dei pensieri che ci rubano la pace, è nella nostra mente che tante volte nasce l'ansia, la paura, l'incertezza, eh? Perdiamo quella quiete, quella serenità che il Signore ci ha dato. Tutto parte dalla mente, quindi dal cuore, dall'anima, dalla psiche. Gloria al nome del Signore. E allora vogliamo dire: Signore, questa sera, attraverso la tua parola, dai luce, fammi comprendere se ho lasciato qualcosa a metà, fammi comprendere magari se avevo iniziato qualcosa di stupendo, di glorioso, di meraviglioso, ma arrivato a un certo punto mi sono fermata, mi sono fermato, mi sono arreso. Perché? Perché forse ho avuto paura, perché forse non sono stato incoraggiato da un fratello, da un ministero. Io non lo so, fratelli e sorelle, però una cosa è sicura: il Dio parla dal cielo, e quando Dio parla, l'effetto della sua voce è tangibile nella nostra vita. Il popolo di Israele nel frattempo si era fatto una vita, erano andati avanti, e il vuoto che c'era in loro, perché quando non c'è Dio nella vita dell'uomo, quel vuoto interiore non può essere colmato. Si possono affaticare le persone nel lavoro, in mille imprese, possono conquistare questo o quell'altro, ma alla fine rimarrà la bocca amara come il veleno, come l'assenzio. Invece quando nel cuore, nell'anima dell'essere umano c'è Gesù, gloria a Dio, noi ci sentiamo pienamente soddisfatti, ci sentiamo pienamente appagati e riconosciuti, e il nostro transito sulla terra ha un senso. Nel frattempo gli israeliti si erano costruiti delle belle case, si erano
sistemate delle belle pareti, si erano intavolati i tetti, si erano fatta una vita, erano andati avanti. E nel loro cuore ormai il pensiero del tempio era lontano, il pensiero dell'opera era lontano, il pensiero del lavoro, di essere in prima linea, gloria al nome del Signore, ormai era scemato. Ma nel cuore di Dio c'era un progetto, quello di benedire il suo popolo. Tante volte noi chiediamo a Dio delle benedizioni, diciamo: Signore benedicimi, e trascuriamo che la benedizione più grande è quando Egli viene a dimorare dentro i nostri cuori, gloria a Dio, e ogni giorno ci dà da mangiare veramente quel pane che è disceso dal cielo, che si chiama Gesù Cristo, gloria al nome del Signore. Il popolo appunto era andato avanti, ma quando loro non pensavano, la sveglia suonò, e questa sveglia suonò attraverso la parola profetica. Dio benedica tutti quei servi che senza imparzialità parlano la parola del Signore. Dio benedica tutti quei profeti che ancora oggi hanno il coraggio di annunciare gli oracoli di Dio. Dio benedica tutti quei servi fedeli che a costo di perdere i consensi, gloria a Dio, non vogliono perdere la presenza e l'avallo di Dio nella loro vita e nel loro ministero. Gloria al Signore. Il profeta appunto parlava e diceva: vi sembra questo il momento di abitare in case sistemate, adorne, aventi il tetto intavolato? Vi sembra questo il momento di godere delle cose apparenti, temporanee, mentre la casa di Dio è in rovina? Ecco che voi avete, gloria al nome del Signore, seminato, ecco che voi avete trafficato, ecco che voi avete lavorato, ecco che voi avete pensato di raccogliere molto, ma alla fine avete raccolto poco. E sapete perché? Perché voi non avete sposato la volontà del Signore. Adesso procuriamoci del legname ed iniziamo a ricostruire la casa di Dio, perché per molti anni i lavori sono stati abbandonati. Gloria a Dio, per molto tempo abbiamo perso l'opportunità di godere della presenza del Signore, per molti anni abbiamo disubbidito a ciò che Egli per mezzo dei Suoi servi ci aveva comandato, ma adesso, gloria a Dio, svegliamoci e mettiamoci al lavoro. Versetto 12 dice: allora Zorobabele figlio di Sealtiel e Giosuè figlio di Iosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore loro Dio e le parole del profeta Geo, che portavano il messaggio che il Signore loro Dio gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Alleluia. Fratello, sorella, questa sera non è a caso che stai ascoltando queste parole. Sappi che Dio non ha cambiato il progetto per la tua vita. E nella Chiesa, gloria al nome del Signore, che è paragonata ad un edificio spirituale, è paragonata ad una casa dove Cristo è la pietra angolare che apre la costruzione, ma altresì è la pietra del cantone che la chiude. Ognuno di noi abbiamo un posto e siamo chiamati a servire. Gloria al nome del Signore. E allora ciò che dobbiamo fare, cari fratelli e cari amici, è accettare questa sera l'esortazione di Dio e recuperare, come diceva l'Apostolo, il tempo perduto. Non c'è più tempo da perdere, c'è bisogno di mettere la mano all'aratro, c'è bisogno di lavorare, gloria a Dio, nella Chiesa, e lavorando nella Chiesa saremo benedetti noi e saranno benedetti gli altri.
Non dimentichiamo mai quella parola di Gesù che disse che la messe è grande, ma gli operai sono pochi. E io sono sicuro che quei pochi operai che vorranno servire il Signore, Dio non mancherà di onorarli, Dio non mancherà di benedirli e Dio non mancherà, alleluia, di farli vivere nella salute e nella prosperità. Gloria al nome del Signore. Il popolo ascoltò, assimilò, fece suo il messaggio di Ageo. Ebbe riconosciuto il proprio peccato, gloria a Dio, ed ebbe timore del Signore. Tante volte è bello quando Dio ci scuote, perché le scosse che Dio ci dà, sapete di cosa ci parlano? Del suo amore, del suo interesse e dell'attenzione che Egli nutre nei nostri confronti. Il Signore vuole avere a che fare con noi in una maniera personale, intima. È un onore amare e servire il Signore, essere Suoi ambasciatori. E come predicavo ieri sera, il Signore vuole fare di noi amministratori di beni celesti. Qua non si parla più di ricostruire il secondo tempio, qua si parla di aiutare, alleluia, il Signore a ricostruire la sua chiesa, perché è vero, Dio non ha bisogno di nessuno, però ha stabilito, che gli uomini siano salvati per mezzo della predicazione della croce. E quando questi salvati, alleluia, sono tirati fuori dall'Egitto di questo mondo, sono collocati, alleluia, nella chiesa, che non ha denominazione, non ha etichetta, non ha nome, non ha titolo, ma è un popolo che ubbidisce di cuore al Vangelo. È un popolo lavato nel sangue di Gesù Cristo, che mediante lo Spirito Santo manifesta le virtù di colui che lo ha chiamato dalle tenebre alla vita. Quindi ognuno di noi abbiamo un ruolo attivo, alleluia, nella Chiesa. Gloria al Signore, e Dio pian piano va edificando pietra su pietra, pietra su pietra, pietra su pietra. Quindi abbiamo l'opportunità di collaborare con il Signore. A volte c'è una visione distorta del servizio cristiano perché si pensa erroneamente che il Signore lo servono solo quelli che sono chiamati ad insegnare o a predicare. Non è così, fratelli e sorelle. Il Signore siamo chiamati a servirlo, ognuno di noi, a partire dalle nostre case, a partire dell'intimità che noi dobbiamo avere con Lui e della vita che ogni giorno viviamo, alleluia, su questa terra. Perché se ancora siamo vivi, respiriamo, se siamo in questa terra è per un proposito divino. Gloria al nome del Signore. Vi ricordate nella preghiera che Gesù fece al Padre in Giovanni 17, la preghiera sacerdotale, c'è un passaggio che dice: Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo. La Chiesa non poteva essere tolta dal mondo, doveva rimanere per essere un faro e riflettere la luce di Cristo Gesù, un po' come il popolo di Israele nell'Antico Testamento. Dice: Padre, ma io ti prego affinché tu li preservi dal maligno. Gloria al nome del Signore. Versetto 13 dice: Ageo, infatti, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Vedete? Prima c'è il richiamo, il rimprovero. Ma quando il popolo riceve questa profezia, fa sua questa rivelazione come proveniente dall'eternità, quindi dalla gloria dei cieli, riceve una parola di esortazione. Perché è vero, fratelli, dico questo e vado alla conclusione. C'è un tempo in cui il Signore ci riprende, ma quando noi recepiamo il messaggio, Dio cosa fa? Ci incoraggia.
e quando egli ci incoraggia in noi, gloria a Dio, cresce la forza per poter portare avanti progetti spirituali, opere che egli stesso ha preparato affinché ognuno di noi le compiamo. Adesso vedete com'è cambiata la profezia, dice: io sono con voi, dice il Signore. E allora tutti erano pronti per iniziare a lavorare, erano pronti per iniziare a costruire, ad edificare e a formare quel tempio che sarebbe servito a dimora, gloria al Signore, della presenza di Dio, alla loro benedizione e all'onore che egli dava loro di poterlo servire, alleluia, in ogni cosa egli aveva comandata mediante la sua legge. Versetto 14, alleluia, 15 dice: il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore, degli eserciti loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario. Quante volte abbiamo pregato, abbiamo detto: Signore, risveglia la tua chiesa. Signore, risvegliaci, vogliamo vedere qualcosa di nuovo. Quante volte, come gli ebrei, alleluia, rimpiangevano il primo tempio, anche noi rimpiangiamo benedizioni passate e opere straordinarie che abbiamo visto da parte del Signore, in cui siamo stati protagonisti. Ma adesso i tempi sono cambiati, diciamo. Non sono i tempi che sono cambiati, neanche il Signore, siamo noi che siamo cambiati. Il risveglio viene quando noi preghiamo e Dio ci visita inviandoci la sua parola. E io credo che in questi ultimi tempi il Signore susciterà nuovi ministeri che parleranno al popolo, ministeri che dovranno soffrire, ministeri che dovranno, gloria a Dio, essere messi in esilio, ministeri che si sazieranno di vituperio, però che come Ageo potranno annunciare gli oracoli di Dio affinché quanti sono nella sincerità possano iniziare ad ubbidire al Signore. Io sono sicuro che Dio susciterà nuovi profeti, nuovi apostoli, nuovi evangelisti. C'è qualche. Un risveglio, e di questo, cari, abbiamo di bisogno: un risveglio che nasce, un risveglio che viene, un risveglio che è generato dalla parola santa del Signore. Fratello, sorella, io ho concluso. Mi sento di dirti da parte del Signore: rimettiti all'opera, prega. E Dio nuovamente si rivelerà al tuo cuore. Metti da parte ciò che tu stai pensando di fare nella sfera secolare e inizia a lavorare nella sfera spirituale. Il Signore ci benedica. Grazie, grazie, grazie. Vuol dire che Vuol quando dire noi che quando noi ci interessiamo delle cose interessiamo del delle cose. Signore, il Signore si interessa delle nostre cose. Grazie al Signore. Grazie Giuseppe, pastore, Dio ti benedica. Alla prossima, Dio piacendo. Pace. Ebbene, ora credo che abbiamo il fratello Alfonso, dietro la tenda. Pace, ci sei? Pace, pastore, buonasera. Sì. C'hai la testa tagliata, aggiustati un poco. Ecco, Così va meglio. così vediamo i capelli. Qualche profeta gli hanno tagliato la testa, quindi a me Sì, ancora è presto. va bene. Allora, pace.
ci sei, sei centrale e Dio ti guidi per quello che il Signore ha messo nel tuo cuore. Ora ti ascoltiamo con attenzione. Dio ti guidi e seguiamo. Vai tranquillo. Amen. Questa sera volevo meditare insieme a voi e vedere, secondo la parola di Dio, un pochettino il cuore, soprattutto di una donna in particolare che viene citata nel libro dei Re. Ma più specificatamente, volevo meditare con voi su quello che alcune volte, magari, per noi è scontato, fare e entriamo in una routine, senza pensare che dobbiamo prendere un tempo per appartarci, un tempo per pregare, e non solo da soli, ma soprattutto con i nostri figli, con le nostre mogli. E io credo che se l'Italia in questo tempo vuole rivivere quel risveglio di cui tanti profeti stanno parlando, di cui abbiamo sentito parlare anche nel passato, io credo che sia giusto affrontare questa tematica soprattutto in ognuna delle nostre case in questo tempo. Perché? Perché il risveglio l'abbiamo sentito più volte, ce l'hanno predicato più volte. Il risveglio sì, deve partire da noi, ma poi noi, e soprattutto io credo in questo tempo, noi come genitori, dobbiamo insieme ai nostri figli pregare il Signore affinché già i nostri figli, sin da piccoli, da adolescenti, da giovanissimi, possano ricevere quel fuoco da parte dello Spirito Santo dove si possa manifestare appunto un risveglio nella loro vita, un venire al Signore nella loro vita. Molte volte osserviamo questa generazione che agli occhi ci sembra distratta, ci sembra pensierosa, ci sembra un pochettino pensare a tutto, ma non al Signore. Vedo soprattutto in questo tempo che gli adolescenti sono presi dai social in una maniera allucinante. E io credo proprio che in questo tempo, che soprattutto partendo dagli adolescenti, che noi dobbiamo nelle nostre case impartire, meditare la parola di Dio e pregare insieme a loro affinché loro possano scoprire chi è Gesù, l'unico che gli può dare quella gioia. Sappiamo benissimo che soprattutto nell'età degli adolescenti, nell'età dell'adolescenza, si vivono degli sbalzi d'umore, si vivono, tra virgolette, una sorta di emozioni confuse. Un adolescente oggi non capisce, se, a meno che non conosce il Signore, non capisce quello che vuole dalla vita, non sa cosa dovrà fare da grande. E sto vedendo soprattutto una generazione di adolescenti dove hanno tanti punti interrogativi, hanno delle preoccupazioni, delle ansie, e solo poi quando la mano di Dio, la mano del Signore li tocca. E io credo soprattutto che il Signore vuole fare un'opera meravigliosa nelle nostre case in questo tempo, toccando appunto i nostri figli. È lì che io li vedo con una pace, con una gioia, con una sicurezza che il domani, non solo il presente, ma anche il domani, loro lo metteranno nelle mani del Signore. E sapete,
Meditavo questa, la storia di molte donne, donne che hanno toccato il cuore di Dio, perché sappiamo benissimo che il cuore di una mamma è insostituibile. Quante mamme in questo tempo stanno pregando per i loro figli? Quante mamme hanno pregato per i loro figli e ancora aspettano quella promessa da parte di Dio? E quante mamme invece già hanno ottenuto quella promessa da parte del Signore che possa servire di testimonianza oggi per la Chiesa, per quanti coloro hanno appunto i figli in questo mondo dove si pensa a tutto, si pensa alla ricchezza, si pensa alle macchine di lusso, si pensa al lavoro, si pensa alla carriera e sono distratti. Sono distratti alla cosa che è la più importante. Sappiamo benissimo, secondo le scritture, qual è? Quella di non accumulare tesori, tesori sulla terra, ma di accumulare tesori nel cielo, di dare la propria vita a Gesù, perché noi sappiamo che tutto quello che noi facciamo è per un tempo. Ecclesiaste, quante volte ci ricorda che tutto è per un tempo, che tutto è vanità, tutto quello che noi faremo, costruiremo, lo lasceremo in questa terra. E se veramente noi non abbiamo seminato ai nostri figli, seminato la parola di Dio ai nostri amici, ai nostri familiari, beh, sappiamo cosa potrebbe succedere. Allora il miglior investimento che noi possiamo fare in questo tempo è solo uno. E io voglio ricordare sempre quando io ho accettato Gesù come mio personale Signore e Salvatore. Avevo 12 anni, avevo il mio tempo di crisi adolescenziale, ma poi mi trovai in un campeggio dove ho sentito quel tocco da parte di Gesù e ho dato la mia vita. Alzai la mano, c'era mio zio che era pastore, e dissi: io voglio accettare Gesù perché io sto capendo che l'unica cosa che conta in tutto l'universo, in tutta la terra, l'unica cosa che conta è Gesù. Io voglio Gesù perché Gesù è venuto per farmi stare bene. Non solo per un'ora, un giorno, ma per l'eternità. Ed è così che io accettai Gesù. Sono passati molti anni, ma quel Gesù mi ha sempre accompagnato e mi accompagna tuttora, finora. E voglio incoraggiarti questa sera, a te che stai ascoltando per la prima volta, da casa, a te che hai perso le speranze. Ti voglio incoraggiare dicendoti questo: quel Gesù che io ho conosciuto è il Gesù che conosco ancora oggi, che non mi ha mai lasciato un secondo da solo e vuole essere quel Gesù che stasera vuole prendere il tuo cuore, vuole accompagnare la tua vita, quel Gesù che non ti vuole lasciare solo, ti possono lasciare solo gli amici, anche padre e madre ti possono abbandonare. Abbiamo degli esempi nella scrittura, ma come dice la parola di Dio, Gesù non è un uomo che mente, Gesù è la verità assoluta e lui quando ti dice io starò con te per l'eternità, beh sì, è vero, lui non ti lascerà mai solo. Stasera se ti senti solo, alza le tue mani e inizia a dire Signore Gesù, entra nel mio cuore. Entra nella mia vita, io non voglio stare solo. E allora ritorniamo allo sviluppo della predicazione di questa sera, dove c'è una donna, e in particolar modo mi ha colpito la storia di questa donna che, come dice la scrittura, vogliamo leggere in Secondo Re al capitolo 4, dal verso 1 al 7. Capiterà qualcosa. Una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo:
il tuo servo, mio marito, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? Ella rispose: la tua serva in casa non è altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse: va e chiedi in prestito di fuori a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti, e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro te e dei tuoi figli. Poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portarono i vasi ed ella vi versava l'olio. Or, quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Ma egli le rispose: non ci sono più vasi, e l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli. Vogliamo analizzare un pochettino quello che abbiamo detto nell'introduzione di questa meditazione. C'è una donna di cui non ci viene detto il nome, e io in quella donna ci vedo tante mamme, tante donne, ci vedo me, ci vedo te, una donna. Lì non viene detto il nome perché appunto è una simbologia che può definire ognuno di noi, che si può trovare dinanzi ad un lutto, ad una situazione dove ci può sembrare un lutto, una situazione che per noi umanamente è destinata a finire. E quando parlo di situazioni dove a noi ci può sembrare un lutto, mi rivolgo a quando ci dicono magari che non c'è più soluzione in un determinato tempo al lavoro, e magari in questo tempo tu stai rischiando il licenziamento, non c'è soluzione perché magari ti hanno presentato un referto medico dove ti è stato detto che non c'è soluzione. Dinanzi a un qualcosa che è un lutto, stasera il Signore vuole portare il suo Spirito Santo, che è uno spirito non di lutto, ma uno spirito di vita che porta a resurrezione circostanze, persone, cose, avvenimenti. Dio può fare ogni cosa. Stasera non pensare che è andato tutto perso, ma inizia a credere, come ha creduto questa donna, che Dio è la soluzione. E c'è questa donna, una donna, come dice la scrittura, moglie di un discepolo dei profeti. È un contesto particolare. In quel tempo, nell'Antico Testamento, c'erano le scuole profetiche. Questa donna non era una normale donna, ma era una donna moglie di un discepolo dei profeti, ovvero di un uomo che veniva discepolato per essere un profeta.
era moglie di un uomo che veniva formato in quel tempo attraverso altri profeti per diventare appunto un profeta. E la cosa che mi sorprende è che questa donna riesce a capire che la soluzione lei la poteva trovare non nella scuola dei profeti, nella scuola dei discepoli dei profeti, ma questa donna, e qui ti voglio ricordare questo verbo, gridare. Questo verbo gridare che si associa molte volte al grido della disperazione umana. Vi ricordate quando abbiamo predicato sul grido che ha fatto Giosuè, che ha visto le mura di Gerico abbattersi, sul grido che ha fatto Bartimeo nel chiamare Gesù? Beh, molte volte nella parola di Dio c'è questo verbo, grido. L'ultima volta abbiamo meditato che il grido, il nostro grido non è tanto un grido che deve venire dalla bocca, ma è un grido che parte dal nostro cuore, un gridare a Dio, dove Dio guarda il nostro cuore affranto, il nostro cuore scoraggiato, il nostro cuore che in questo tempo non ha vie d'uscita. Beh, Dio vuole proprio vedere questo grido che vuol dire: Signore, io sono arrivato, non ce la faccio più, provvedi tu ad ogni cosa. Tu sei la mia speranza. Questa donna non aveva più il marito e lei iniziò a gridare ad Eliseo. Sappiamo benissimo che la figura di Eliseo, la figura del profeta Eliseo in quel tempo voleva rappresentare appunto una figura che si avvicinava alla figura di Dio. Sappiamo benissimo, l'abbiamo spiegato, che la figura del profeta dell'Antico Testamento cambia con la figura del profeta del Nuovo Testamento. Bene, questa donna ha visto Eliseo. Nel vedere Eliseo, lei riconosceva che Eliseo era un uomo di Dio. Lei riconosceva che si poteva avvicinare a Dio attraverso Eliseo. Lei riconosceva che aveva un profondo sentimento di avvicinarsi a Dio. Lei riconosceva che aveva una profonda necessità in quel tempo di avvicinarsi al Signore. In questo tempo, se stai riconoscendo che c'è dentro di te la necessità di avvicinarti a Dio, stasera fallo, non esitare. Questa donna gridò a Eliseo e disse: Il tuo servo, mio marito, è morto. Tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Quest'uomo temeva Dio. Ma quest'uomo era un uomo che non è riuscito ad amministrare le cose di casa sua. Questo uomo, marito di questa donna, è morto. E lui era uno studente della scuola dei discepoli dei profeti. Ma cosa ci fa capire la scrittura? Che quest'uomo, nel non saper gestire la sua casa, perché aveva rimasto un sacco di debiti alla moglie, ci fa capire che molti vogliono, possono in qualche modo avere il riconoscimento, ma non il servizio, ovvero quest'uomo aveva fatto sì che la sua casa andasse in rovina. Quest'uomo era andato ovunque a fare debiti. E la moglie di questo discepolo, di profeta, di quest'uomo, arrivò al punto di gridare ad Eliseo. Perché? Perché non solo c'era il fattore che
aveva debiti, ma qui viene usato un verbo all'imperfetto, ovvero che c'era un creditore che, come dice la scrittura, stava andando a prendersi i due suoi figli. Sappiamo benissimo chi è la figura del creditore di quando non conoscevamo Gesù, quando vivevamo nel peccato. Chi è che bussava e ci giudicava, ci accusava, dicendo adesso tu non hai via di scampo, io c'ho un credito? E come dice la scrittura, chi è invece che ha pagato tutti i nostri debiti? Chi è che ci ha riscattati? Gesù, su quella croce, ha pagato tutti i nostri debiti. E ti voglio dire questo: se stai vivendo una condizione dove i tuoi figli sono nel peccato, non smettere di pregare che possano venire al Signore. Se stai vedendo i tuoi figli che non riescono a venirne fuori da alcol, da droga, da situazioni pericolose, non mollare. Mamma, papà, famiglia in Cristo, non mollare. Continua a pregare, perché ancora stasera tu hai autorità per sgridare il creditore, perché il sangue dell'agnello è ancora su di te e sugli architravi, sugli stipiti dell'architrave della tua casa. E inizia con autorità a sgridare il nemico e dire: tu non hai autorità sui miei figli, tu non vieni come creditore, perché io non accetto che i miei figli, che la mia casa non debba servire l'Eterno. Perché, come è scritto, pronuncialo stasera davanti alla televisione, come è scritto, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Il creditore ci proverà, il creditore verrà, il creditore verrà più volte a minacciarti, ma ricorda, quando tu inizierai a pronunciare la parola, sarà lui a dover scappare dalla tua casa, dalla tua vita e dai tuoi figli, perché i tuoi figli appartengono al Signore. Il creditore, guardate, era una casa sacerdotale, era una casa levitica, era una casa profetica, eppure questa casa era sotto attacco. Perché? Perché il marito di questa donna non aveva avuto discernimento, aveva portato questa famiglia ad indebitarsi. Ma questa donna con saggezza grida al Signore, ed è qui che arriva la risposta, come molte volte dirà Gesù anche nel Nuovo Testamento. Sappiamo che quando lui incontrerà i ciechi, incontrerà i zoppi, dirà: cosa vuoi che io ti faccia? Ed è qui che Eliseo, quindi questo parallelismo, questa similitudine di Eliseo che gli dice: che cosa devo fare per te? Che cosa vuoi che io ti faccia? Dimmi, che cosa hai in casa? Il Signore stasera ti vuole aprire gli occhi e ti sta dicendo: hai necessità che io dimori nella tua vita. Se non vedi più la luce, è perché il creditore è venuto ad ombrare. Ma stasera ti voglio dire questo, che dove il creditore è venuto ad ombrare
E quando tu invocherai Gesù, partendo da questa sera, che la sua luce sarà quella che illuminerà il tutto della tua vita. Questa donna, alla domanda di Eliseo, sai cosa risponde? Risponde: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Cosa rappresenta? Allora voglio analizzare con te questa casa appunto sacerdotale, levitica, profetica, questa casa quindi che sapeva chi era il Signore, sapeva il servire Dio cosa significava e ha venduto tutto. Questa casa, questa famiglia, costretta per le colpe di quest'uomo a vendere tutto. Immaginiamo un pochettino che ha venduto le sedie, i tavoli, i letti, ha dovuto vendere tutto. Ma una cosa lei, questa donna, aveva conservato: un vasetto d'olio. E qui la domanda è: perché non ha venduto anche questo vasetto d'olio? E la risposta arriva dalla storia di quel tempo. È importante conoscere anche la storia biblica, dei contesti, delle usanze, delle tradizioni del popolo di Israele, di come appunto era anche coltivata la terra in quel tempo, quali erano le usanze, quali erano le feste. Beh, in quel tempo di cui stiamo parlando, c'era da parte dei sacerdoti in estate di salire sui monti, e salivano sui monti e andavano un pochettino a fare la raccolta delle olive. Però il vasetto di circa, mettiamolo così, gli studiosi dicono che in quel tempo i vasetti erano circa di 20 millilitri d'olio. Quel vasetto che questa donna aveva a casa, presumibilmente, era un vasetto che non aveva una funzione per cucinare, non aveva una funzione come un olio normale, ma appunto era un vasetto che le era stata dato da sacerdoti, sacerdoti che salivano sui monti, raccoglievano le olive, ma poi c'era una particolarità, perché si sceglieva un determinato ramo di albero di ulivo e le olive grandi venivano messe a seccare sotto il sole e quindi avveniva una specie di sudorazione, quindi non era una triturazione, una macerazione, ma era una sudorazione dove appunto scendeva questa goccia d'olio e alla fine di queste olive grosse che erano esposte a essiccazione sotto al sole, dove avveniva questa sudorazione, venivano messe in un vasetto, perché appunto voleva rappresentare un qualcosa di prezioso, un qualcosa di aspettazione. E quindi era un olio che veniva dato nelle case, perché quando c'era di bisogno, in casa si metteva quest'olio per ungere i figli, per ungere le mogli, per ungere i mariti, affinché si potesse pregare. Allora quella donna che ha visto che nella sua casa era stato venduto tutto, lei ha conservato quel vasetto d'olio, perché sapeva che era un vasetto d'olio molto particolare. Un vasetto d'olio che voleva rappresentare l'aspettazione di Dio, voleva rappresentare la fede in Dio. Stasera il Signore si accontenta, credimi, di vedere come in quella donna che ha conservato
quel poco di aspettazione, quel poco di fede, quel poco di olio nel vasetto, il Signore si accontenta di vedere quel pochettino di fede che tu hai, che non hai venduto al creditore, ma che hai e che stai dicendo: Signore, per quel pochettino di fede che ho, aiutami, Spirito Santo, io credo in te, che la mia casa, i miei figli, il mio lavoro, tutto, Signore, che io metterò nelle tue mani, che possa essere benedetto. Quel pochettino d'olio ha dimostrato a quella donna che una piccola fede può permettere di operare Dio in grandi cose. Ed è così che Eliseo gli dice: va e chiedi in prestito di fuori a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Guardate come a volte le scene si capovolgono. Questa casa che con il marito ha dovuto dare lei ai vicini, nei momenti in cui interviene Dio, sono i vicini che iniziano a dare a lei. Dio capovolge le situazioni, Dio stravolge le vite. Quello che prima era il tuo dare, adesso inizierà ad essere un tuo ricevere da parte del Signore. E questa donna, immaginiamo la scena, non voglio prolungarmi perché voglio anche pregare, ma immaginiamo questa scena che questa donna ha avuto da Eliseo non una parola profetica. Perché questa donna poteva aspettare benissimo, no? Di dire: Eliseo, dammi una parola profetica, dammi qualche parola che mi incoraggia, tu sei un profeta. Invece no, questa donna non ha ricevuto una parola profetica, ma questa donna ha ricevuto un'istruzione profetica. Questa donna ha ricevuto delle istruzioni chiare che arrivavano direttamente da Dio tramite Eliseo. Stasera questo canale Parole di Vita vuole essere un canale profetico dove tu in questo momento stai ricevendo la fresca parola, la giusta parola, le istruzioni che ti portano sulla retta via, cioè di dare con quel poco di fede che hai, di dare tutto al Signore e di continuare a credere che Dio è un Dio del ricevere e ricevere in abbondanza, in esuberanza, un Dio che ti dà gioia, pace, serenità. Qui non si parla di ricevere cose materiali, se vengono che ben vengano, il Signore possa benedire, ma qui in primis si sta parlando di cose spirituali, di cose che possano cambiare letteralmente la tua vita, la mia vita. Che in questo momento questo canale possa essere un canale profetico dove tante mamme possano riprendere quello spirito di preghiera, quello spirito di forza e dire: sì, Signore, il creditore se ne deve andare davanti, il creditore deve scappare lui. E ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé dei suoi figli. Queste le portavano i vasi ed egli vi versava l'olio. Guardate, questa scena mi ricorda un pochettino alcuni momenti della mia vita, dove, fateci caso, quando noi apriamo la porta di casa nostra, la mattina iniziamo a scendere, no? E dobbiamo affrontare il nostro lavoro, le problematiche della vita quotidiana. È un pochettino come se aprendo la porta, che ci troviamo in una, tra virgolette, giungla cittadina, no? Che ci troviamo appunto in una
in totale dispersione, avendo a che fare con ogni persona, con ogni tipo di situazione, ogni tipo di problematica. E sapete, molte volte nella mia vita, quando uscivo di casa ed era un periodo molto, molto di affaticamento, io non vedevo l'ora di tornare a casa, perché durante la giornata siamo distratti, distratti dalle cose che dobbiamo fare, dalle cose che dobbiamo rincorrere, dalle scadenze, da tante cose. E quindi la sera, quando tornavo a casa, come uno svuotarsi, come un dire: Signore, adesso c'è bisogno che io chiuda la porta di casa, che io chiuda per lasciarmi dietro tutti i problemi, tutta la giungla, tutto il caos. Signore, io ho bisogno di chiudere la porta di casa, di chiamare i miei figli, di chiamare mia moglie e di stare non più in una giungla, ma di stare nel tuo ordine, nella tua presenza. Signore, ho necessità di stare con la mia famiglia davanti a te, meditando la parola e pregando, perché, Signore, stiamo affrontando questo problema, stiamo affrontando queste sfide. Signore, abbiamo bisogno delle tue istruzioni. E guardate che bello, quando si chiude la porta c'è più un concetto di ambiente familiare intimo, profondo. Madre con i figli, come vediamo qui, la madre con i figli, nell'intimo più profondo, nell'intimità più profondo, insieme a tuo marito, insieme ai tuoi figli, nel pregare il Signore, è lì che Dio farà i suoi migliori miracoli, mi piace dire. Perché proprio in questa intimità io ho visto veramente il Signore fare cose gloriose e meravigliose, e ancora stasera lo vuole fare nella tua casa, fratello, sorella. Per questo chiudi la porta e inizi a pregare con i tuoi familiari, perché Dio ancora vuole fare meraviglie. Nell'intimità più profonda, chiudi la porta, lascia i problemi e dedicati alle cose del Signore nella tua casa. E i vasi erano vasi che continuamente venivano riempiti a casa di questa donna. I figli, immaginate la scena, i figli passavano i vasi in continuazione venivano riempiti. L'olio, l'olio, l'olio che scorreva. Guardate, il vasetto faceva sì che riempiva i vasi grandi. Quante volte il Signore prende le cose piccole per svergognare le cose grandi? Quante volte il Signore ha preso le cose piccole per fare cose grandi? Perché Lui è Dio. Lui è il Dio che ha detto a Giosuè: me ne bastano 300, non ne voglio 10.000, me ne bastano 300. Da quel vasetto Dio inizia a dare tanto, tanto, tanto olio. Avete visto, da una piccola fede, il Signore, come mi predicava sempre mio nonno, il pastore Cirone, diceva sempre, e ancora lo sento oggi, quindi non è cambiato niente, lo sento dai predicatori di oggi, perché lui è col Signore adesso. E mi ricordo questa scena, che io ero piccolino e lui dal pulpito diceva: il braccio di Dio, la mano di Dio, il braccio di Dio non si è accorciato. E ricorda, non si accorcerà mai, perché lui è un Dio che moltiplica, è un Dio di moltiplicazione. E quindi questi vasi in continuazione venivano riempiti dall'olio. All'improvviso cosa succede? Succede che la mamma gli dice: portami ancora un vaso, ma il figlio gli risponde: mamma, non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Guardate, l'olio scorreva ancora.
Quando il figlio gli ha detto: "Mamma, non ci sono più vasi", è lì che l'olio si è fermato. A volte il nostro razionale, il nostro ragionamento razionale, la nostra logica umana è quella che fa smettere il versamento dell'olio, il versamento dello spirito, il versamento dell'unzione di Dio, il versamento di quello che può fare il Signore, perché a volte dimentichiamo che il Signore detesta i ragionamenti umani, perché lui è un Dio dove non ascolta, non ragiona con logica umana, perché lui non ragiona nel senso che 2 più 2 fa 4, ma lui è il Dio dove 2 più 2 gli può far fare benissimamente 5, 10, 20, perché nel momento in cui noi mettiamo la logica, è lì che stiamo mettendo la mente, e la mente ci porta sempre a dei ragionamenti naturali e carnali, animali, come dice la parola di Dio, dove ci allontana dalle cose dello spirito. Le cose dello spirito sono fatte da fede, 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 il credere all'impossibile. Nel momento in cui questo ragazzo, magari, scusate la rima, magari in buona fede, avrà detto: "Mamma, sono finiti i vasi". È lì che è entrato il razionale. L'olio scorreva ancora, ma nel momento in cui il ragazzo ha detto: "Mamma, sono finiti i vasi", è finito l'olio. L'olio cessò di scorrere. L'olio si fermò. Ma guardate Dio quanto è buono. Perché Eliseo dirà: "Va a vendere l'olio e paga il tuo debito. Con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli". E qui lui non dice: "Vivrete tu e i tuoi figli", come ho detto all'inizio, per un giorno, per un anno. Qui non c'è fine. Loro hanno scoperto chi è Dio, il Dio dei miracoli. Quindi loro adesso sanno che la loro vita è al sicuro, che la loro vita non può essere più soggetta ad ansia, a paura, a scoraggiamenti, perché hanno sperimentato il Dio miracoloso e meraviglioso che rimarrà sempre con loro, il Dio che non li abbandonerà mai. E quindi qua Eliseo non gli dice: "Vivrete per un anno, 2 anni con il ricavato di quest'olio", ma vivrete, perché ormai Dio è con loro. E stasera, se tu lo accetti come tuo personale Signore e Salvatore, il Signore ti sta dicendo che tu vivrai e vivrai per l'eternità, perché quando tu scegli Lui, è Lui che ti prende e già ti sta dicendo: "Io dall'inizio delle fondamenta del mondo già ti ho dato un nome, perché tu devi essere con me fino alla fine dei giorni e per l'eternità". Allora questa sera non voglio rubare più tempo, ma voglio pregare. Abbiamo detto tante cose, abbiamo meditato tante cose. Voglio fare un primo appello, voglio ancora chiedere a tanti che hanno ascoltato per la prima volta, che stanno sentendo che è il tempo giusto di arrendersi al Signore, di fare questo appello di salvezza. E se tu vuoi accettare Gesù nel tuo cuore, appunto, puoi ripetere insieme a me, come dice la parola di Dio, c'è una confessione di fede che deve essere fatta con la tua bocca, perché il creditore deve sentire che tu stai scegliendo Gesù questa sera. E nel momento in cui tu stai scegliendo Gesù, ti posso garantire una cosa: che lui scapperà, scappato dalla mia vita, e non si fa vedere più, perché il debito, tutti i debiti sono stati pagati alla croce, così se ne scapperà dalla tua vita, perché tu appunto
hai, mi piace dirlo, una carta di credito. La carta di credito è questo che tu stai facendo stasera, cioè dare la tua vita nelle mani del Signore Gesù. E allora prega con me, inizia a dire: Signore Gesù, io ti chiedo, Signore, di perdonare i miei peccati. Signore, io ti chiedo questa sera di far scappare il creditore perché io voglio te nella mia vita. Signore, io voglio accettarti come mio personale Signore e Salvatore, perché ho capito questa sera che non c'è altro bene all'infuori di te, non per quello che tu mi darai o che farai, ma Signore, io ti voglio accettare nel mio cuore, nella mia vita, per quello che sei, perché io ti amo. E ancora questa sera voglio pregare per le tante mamme, per i tanti papà, per tante situazioni familiari, voglio mettere le famiglie nelle mani di Dio. E voglio pregare dicendo: Signore Gesù, e voi che siete a casa, in questo momento che possiamo accordarci, alzare tutte le mani al Signore, se senti di inginocchiarti, fallo, sentiti libero in questo momento alla presenza di Dio. Inizia a pregare con me, dicendo: Signore Gesù, il creditore sta bussando alla porta, ma io, Signore, voglio invocare il tuo nome. Signore Gesù, io voglio metterti i miei figli nelle tue mani, affinché, Signore Gesù, possano servirti e diventare tuoi servi. Signore, voglio metterti, Signore, i tanti, Signore, che hanno delle problematiche varie in questo tempo, Signore, dove vengono tartassati in famiglia. Signore Gesù, voglia tu benedirli. Signore, che in Italia, Signore, possa essere allontanato in questo tempo ogni spirito di suicidio, ogni spirito di fallimento, ogni spirito di adulterio, ogni spirito che vuole portare a distruzione le famiglie. Signore, nel nome tuo santo, fortifica il tuo popolo, fortifica, Signore, le famiglie, Signore, fortifica le madri, i capofamiglia. Signore, nel nome di Gesù, parla ai nostri figli di notte, Signore, con sogni e visione. Signore, è scritto nella tua parola che negli ultimi tempi, Signore, vedremo i piccoletti, Signore, profetizzare. Signore, grazie, Signore, perché il tuo Spirito Santo si vuole muovere in questo tempo in Italia come mai avvenuto prima, partendo, Signore, proprio dalle famiglie, perché, Signore, ogni principato, ogni potestà, ogni demone, Signore, Satana in persona deve da stasera arrendersi e capire che le famiglie che vanno a te sono famiglie protette dal sangue dell'agnello, famiglie che hanno dato il loro cuore a te, Signore Gesù, che sono famiglie, Signore, dove i tuoi angeli, Signore, custodiscono, Signore, i nostri figli, Signore, e ogni cosa, Signore, che noi faremo per dare gloria a te. Signore, ancora grazie, Signore, perché in questo tempo, Signore, tu metterai un fuoco nuovo, Signore. Signore, molti cuori brameranno, Signore, di venire a te, di ascoltare la tua parola, Signore, e molte conversioni noi vedremo in questo tempo in Italia, partendo, Signore, proprio dai bambini, dagli adolescenti e dai giovani, Signore, perché tu farai un'opera meravigliosa, straordinaria e potente, che noi vedremo, Signore, attraverso gli occhi della fede, man mano moltiplicati. Signore, benedici il pastore Petrone, benedici sua moglie, benedici ogni collaboratore di Parole di Vita, benedici tutti i miei conservi, Signore Gesù, benedici, Signore, i ministeri che in questo tempo, Signore, sono in missione. Signore, proteggili, Signore, da ogni male. Grazie Signore Gesù perché ancora questa sera la tua parola, Signore, è stata predicata, Signore, secondo verità. Grazie Signore Gesù perché le tue istruzioni attraverso la tua parola ci sono arrivate e noi vogliamo custodirle e non farcele rubare dal nemico, perché come è stato detto, Signore Gesù, il creditore se n'è andato, Signore.
il tuo popolo è libero di adorarti in spirito e verità, nel nome tuo santo, l'unico, il benedetto in eterno, che è Gesù Cristo il Signore. Amen e amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.